Ben trovati a questa nuova edizione del Senior TG. Vediamo i titoli. Approvata la legge di bilancio, Meloni, manovra seria e realistica. Oncologia, prevenzione e stili di vita. Ridurre le calorie per muscoli più forti. Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra finanziaria da 24 miliardi di euro. Previsto il taglio al cuneo di 6 punti sulle tasse sul lavoro per chi ha fino a 35 mila euro e fino a 7 per quelli entro i 25 mila euro, riconoscendo fino a 100 euro in più in busta paga per circa 14 milioni di cittadini. Complessivamente verranno messi a disposizione 7 miliardi per gli aumenti contrattuali del pubblico impiego, di cui 2 riservati al comparto medico-sanitario. Previsti anche sostegni per le famiglie con redditi più bassi e con più di 2 figli per contrastare la denatalità. La prevenzione primaria, quindi svolta direttamente dall'individuo migliorando gli stili di vita, è una delle battaglie che gli oncologi portano avanti da anni, auspicando un futuro con meno malati. Ce ne parla Nicla Laverde, responsabile di oncologia all'ospedale Luigi Sacco di Milano. Effettivamente non conosciamo le cause di molti tumori, però quello che sappiamo è che probabilmente alcune situazioni come il fumo di sigaretta, come un'alimentazione scorretta, ricca di grasse, poco ricca di vegetali, eccetera, sicuramente favoriscono l'insorgenza dei tumori. Questo a livello di grandi numeri è più che dimostrato. Allora il nostro obiettivo è quello di arrivare a prevenire, ad evitare proprio la trasformazione di una cellula normale in una cellula tumorale. È un progetto molto ambizioso perché in realtà non andiamo a mirare un target preciso, ma dobbiamo aiutare i giovani, soprattutto le persone comunque ancora lontane dal tumore, a far sì che le loro cellule rimangano vitali e rimangano sane per più tempo possibile. Questo lo dico in ottica anche di invecchiamento della popolazione, che comporterà necessariamente malattie, e grazie alla tecnologia molte di queste saranno curabili, forse non guaribili, ma c'è un tema da un lato di invecchiare al meglio per vivere più a lungo e dall'altro di rendere il sistema sempre più sostenibile, quindi meno ci ammaliamo, più a lungo viviamo, preferibilmente lontano dagli ospedali. Quindi il nostro obiettivo è quello di diffondere in modo capillare ed efficace gli stili di vita sani. Migliorare il funzionamento dei muscoli e portare benefici al nostro organismo riducendo l'apporto calorico. Secondo uno studio del National Institute on Aging è possibile rafforzare il tessuto muscolare e in generale portare un miglioramento nello stato di salute riducendo del 12% l'apporto di calorie. Nonostante si verifichi una leggera perdita del tono muscolare, a questa non corrisponde un calo di forza e nell'ottica dell'invecchiamento è quindi possibile prevenire lo stato infiammatorio che caratterizza la vita di molte persone anziane. Per oggi è tutto. Prima di salutarvi vi ricordo che potete seguirci sulle nostre pagine Facebook, YouTube e Instagram e vi do appuntamento alla prossima edizione.